Buonasera ragazzi, questa sera proviamo a salire a bordo di un'astronave e a visitare la Luna da un'orbita attorno alla Luna, diciamo 2000 km. Dopo vi dirò come ho fatto questo calcolo approssimativo, però la prima cosa che dobbiamo fare è verificare che il telescopio sia perfettamente a fuoco. Per tale motivo ho pensato di, vedete questo è Stellarium, vedete che qui noi abbiamo la Luna, che è quello che vedremo dopo. Ok? Questi sono i dati tecnici della Luna. Dopodiché, però, per mettere a fuoco la cosa migliore è sfruttare una stella. Allora, se voi guardate, qui ci sono le costellazioni. Allora, scusate, ecco qua. Vedete, questa è la costellazione dei gemelli. Infatti, vedete che qui, se volete, qua avete anche i due gemelli disegnati e noi in particolar modo andremo a puntare questa stella, che è una stella doppia. Vedete, adesso ingrandisco, 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 ingrandisco e vedete che a un certo punto non riesce a sdoppiarsi talmente vicina. Va bene, non è un problema, la vedremo doppia dentro al telescopio. Per cui adesso la prima cosa da fare è puntare Castore con il telescopio. Io la messa a fuoco l'ho già fatta perché è piuttosto critica, però la devo centrare. Allora, un attimo di pazienza, comparirà nella telecamera. Io la sto puntando dentro il cercatore. Eccola qua. Adesso la mettiamo un po' più in su. Allora, un attimo di pazienza. Anche perché la dovremo vedere ben ingrandita e quindi è particolarmente delicata la cosa. Se vi ricordate cosa è successo con Venere, è proprio delicata la cosa. Bene, andiamo a guardare. Perfetto. Andiamo a guardare al massimo ingrandimento. Vediamo se mi riesce. Eccola lì. È velocissima. Guardatela, si vedono perfettamente i due dischi di aerei. Un vero spettacolo. La serata è perfetta, il telescopio è in ottime condizioni e vi assicuro che questo non è uno spettacolo che capita tutti i giorni. La lascio ancora lì un attimo perché vi assicuro che è proprio un bello spettacolo. Eccola. Vedete i dischi di aerei e i due anellini? Ogni tanto vedete che sono un po' perturbati. Bene, a questo punto passiamo al piatto forte, visto che la messa a fuoco è impeccabile, passiamo alla Luna. Quindi io adesso cambierò l'inquadratura e andrò a puntare la Luna. E ci vorrà un poco, non tantissimo, ma un po' ci vorrà. Eccola qua, ci siamo quasi. Eccola Eccola qua. Allora, per la Luna io utilizzerei un sistema molto semplice. Vedete questo effetto gelatina? È un difetto, cioè non un difetto, una caratteristica dell'otturatore della telecamera. Vi ricordo che questa è una telecamera molto raffinata, però io uso qui questa telecamera molto raffinata per dare la stessa identica sensazione che avreste al telescopio. Benissimo, andiamo a tutta potenza e vediamo transitare la Luna, ragazzi. Ora io la lascerò transitare piano piano e poi ne vedremo un'altra fettina, in modo tale, ecco, guardate,
Guardate che livello di dettaglio questa sera. Vedete che nonostante tutto l'immagine ondeggia un po', come se fosse un po' mossa dal calore. Eppure vi assicuro che è ben poca cosa rispetto al solito. Però, prima di finire qui, io vorrei fare una cosa perché possiamo ottenere di più dalla Luna. Possiamo ottenere molto di più. Allora, andiamo qua. Aumentiamo un pochino il tempo di posa. Perché la Luna è molto luminosa e quindi si può fare di più. Ecco, però così diventa poi troppo. Ecco, facciamo così e poi aumento un pochino il guadagno, ma poco poco. Ok, allora ripuntiamo la Luna. Per fortuna abbiamo il cercatore con il quale possiamo fare un bel lavoro in fretta. Ecco qui. Ecco. Vedete come appare mossa? Perché nonostante tutte le attenzioni. Allora, io qui però devo ridurre un po' il guadagno. Ecco qua. Bene, mettiamo a zero il guadagno. E adesso guardiamocela da vicino. Perché è un vero spettacolo. Vedete, questi sono tutti tremolii dovuti al fatto che volente o nolente io ho colpito accidentalmente il telescopio. Eccola qua. Guardate lo spettacolo, ragazzi. Allora, io adesso passo uno a uno, che mi sembra più che adeguato, e poi, vedete, facciamo scorrere prima la fettina superiore, poi ci portiamo un po' più in là e facciamo scorrere una fettina un po' più in basso. Allora, questa è la stessa identica visione che avreste guardando con questo telescopio per principianti a 200 ingrandimenti. E vi assicuro che è esattamente questa sensazione. Bene, devo riinquadrare correttamente. Ecco qua. Ecco, guardate il bordo lunare, oggi è eccezionale, vedete? Non c'è quasi nessuna perturbazione, non c'è ombra di aberrazione cromatica. Questa è la parte della Luna già con il Sole alto, vedete? Quindi questi crateri si vedono un pochino meno, ma ciò non toglie che si vedono. In particolar modo, vedete, questa è la parte più superiore della Luna. E vi assicuro che è una visione assolutamente notevole, soprattutto per il telescopio, che chiaramente è un telescopio piccolino. Ecco qua, guardiamo l'ultima fettina. Vedete che ci sono crateri innumerevoli e questo è un picco formato all'interno del cratere. Ora, guardiamo la parte sottostante. Ok, andiamo giù. Perché questa è la parte più bella della Luna, almeno al primo quarto. Allora, per quale motivo vi ho detto in orbita da 2000 km? Perché, vedete, questi sono mari relativamente poco brillanti, ma guardate vicino al terminatore, vedete?
Terminatore è il punto dove il Sole sta sorgendo, vedete, qui il Sole sta sorgendo sulla Luna. Vedete, si vedono delle piccolissime irregolarità su questa piattaforma. Vedete, questo è il picco che si forma quando fate cadere una goccia di latte con un bicchiere, si forma una controgoccia al centro, e questa è la stessa identica cosa. E questo invece è un altro cratere che si è formato dentro al primo cratere. Guardate qua. Guardate. Che spettacolo. Quanti piccoli crateri. La parte più meridionale della Luna è quella più spettacolare, perché è fortemente craterizzata. Adesso inquadro proprio l'ultima parte, che è quella più divertente. Guardate. Eccolo qua, vedete sul terminatore. Questo grande cratere di cui si vedono solo i picchi che stanno cominciando a vedere il sole si chiama Clavius. È un cratere molto bello da vedere. Guardate qua, vedete, ci sono dei piccoli craterini all'interno di altri crateri. E questo è il polo sudlunare. Vedete? Si intravede appena. Vi ricordo che noi qui stiamo adoperando un telescopio relativamente piccolo che ha un costo complessivo di poco meno di 300 euro, senza la montatura. Considerando anche la montatura, io sto usando un treppiede fotografico, considerando anche la montatura si potrebbe costare diciamo 500 euro. Ed è quindi un telescopio che, pur essendo ovviamente un telescopio serio, non è certo un telescopio costoso. Io ricordo ancora il mio primo telescopio, circa 35 anni fa, era costato 1 milione di lire, che per l'epoca era una discreta cifra. Feci una bella fatica a convincere mio papà a comprarmelo. Ecco, vedete? Pian piano cessa di muoversi, sono movimenti microscopici. Mi stavo dicendo, se io guardo la Luna a 200 ingrandimenti, siccome la Luna è a circa 400.000 km da noi, 400.000 diviso 200 fa circa 2.000. Ecco perché. In pratica è come se noi fossimo su un'astronave che sta orbitando intorno alla Luna a 2.000 km di altezza. Guardate il livello di dettaglio. Si vedono crateri piccolissimi. La serata è particolarmente valida. E il fatto che fosse particolarmente valida la si poteva già desumere dalla vista della stella, che normalmente vi assicuro che non è assolutamente così facile da vedere. Facciamo ancora un ultimo passaggio vicino. Eccolo qua. Vedete? Se io inquadro con un minore ingrandimento, l'immagine sembra lievemente più nitida, ma in realtà non lo è, nel senso che l'immagine è esattamente la stessa. Qui è semplicemente meno ingrandita. Vedete, sta scorrendo perché naturalmente noi ci stiamo muovendo, stiamo ruotando su noi stessi. Va bene, ragazzi, con questo direi che possiamo considerare il filmato completo. Grazie.